questa guerra, per tutte le guerre, in nome della pace, amen. Non ti spaventare mai per questa guerra, per tutte le guerre. Non ti spaventare. Rimani, in nome della pace, focalizzato sulle cose vere, quelle che funzionano. È vero ciò che funziona. Una guerra distrugge, quindi non funziona. Anche se te la dice l'esperto in giacca e cravatta, la guerra non serve a niente. La pace invece serve. Per questa guerra, per tutte le guerre, in nome della pace, amen. Rimani concentrato su amore, verità e bellezza. Perché te lo dico? Perché vanno di moda le guerre e adesso c'è un programma di conflitti perché gli esperti vogliono così, per spaventarti. Ti dico subito, andiamo al punto. Le guerre non esistono. Non esistono. Lo dico io, ma no, è già stato detto. 1991, prima guerra del Golfo, quando è cambiato tutto lo scenario. Jean Baudrillard scrisse nel 1991, Jean Baudrillard era un filosofo francese, scrisse prima dello scoppio della guerra del Golfo, scrisse un pamphlet, scrisse un libretto intitolato La guerra del Golfo non ci sarà. Mentre tutti gli esperti dicevano no, ma la guerra ci sarà perché in effetti vedi così. Poi è scoppiata, secondo gli esperti, la guerra del Golfo. E durante la guerra del Golfo Jean Baudrillard scrisse un pamphlet, cioè un libretto intitolato La guerra del Golfo sta succedendo? Beh, ovviamente gli esperti dicevano, ma come? Ma è evidente, ci sono i telegiornali che lo dicono, ci sono le immagini, abbiamo tutte le immagini, abbiamo giornalisti, Quando poi i giornalisti, i fotografi, i reporter di guerra hanno detto che la guerra del Golfo è finita, Jean Baudrillard scrisse un pamphlet, cioè un libretto, intitolato La guerra del Golfo non c'è stata. Ma come? Ma c'è stata! Abbiamo le foto, abbiamo i giornalisti. Cosa voleva dire Jean Baudrillard? Che cosa ha detto? Beh, vedilo da te, scoprilo da te, leggi. Recupera questo libro. C'è soltanto una cosa da dire. Ti fanno paura. Ti raccontano che succedono degli eventi come la guerra del Golfo quando tu sei comodamente in casa tua e non hai bisogno di fare guerre. Non hai bisogno del caos. Perché ti fanno arrivare la notizia, che poi che notizia è? È tutto un raccontare che cosa altri hanno detto. Sono stati sparati 107 missili. E chi lo sa? Li hai contati? Il giornalista era lì con un taccuino che scriveva missile 1X, missile 2X, missile 3X. No. L'ha detto qualcuno che è un esperto. Ma questi esperti sanno soltanto dire guerra, uguale, paura. E a cosa ti serve sapere queste cose, ammesso che poi accadano? Ti serve per sentirti spaventato. Tu dici, ma io non voglio sentirmi spaventato. Certo, tu no. Ma tu non sei neanche quello che organizza tutte queste ottime iniziative. Non sei un esperto. Ma chissà perché una guerra, questa guerra, le prossime guerre, che non organizzi tu perché non sei un esperto, vengono raccontate a te. Tu non sei un esperto, non capisci niente di strategia, non capisci niente di politica.
Non hai modo di esprimere la tua opinione perché non sei nessuno. Ma il primo a essere informato di tutte le guerre sei tu. Ma perché? Io non capisco nulla di matematica, ma non ci sono professori che mi telefonano per dirmi quali sono i risultati delle equazioni matematiche. Sanno che non capisco la matematica, quindi non vengono tutti i giorni in casa mia a dirmi quali sono i risultati delle equazioni matematiche. E non lo dicono nemmeno a te. Siccome non sono un esperto di matematica, non vengo coinvolto nel circolo dei matematici. E nemmeno tu sei coinvolto. Ma tu e io e qualche miliardo di persone veniamo subito coinvolti nelle guerre, che sono state decise da esperti, non da me perché non capisco niente, non da te perché non capisci niente, gestite da esperti per finalità volute dagli esperti, ma non se la raccontano tra di loro e no, la vengono a dire a te. Ecco perché nel 1991 Jean Baudrillard si domandò: ma questa guerra è vera? E qualsiasi cosa sia accaduta, perché la raccontano? Non mi interessa vedere le foto. Non mi interessa sapere se sono vere o finte o in parte vere. Mi interessa sapere perché lo dici a me. Io non sono coinvolto nelle tue decisioni di esperto, ma lo vieni a dire a me. Questo fa pensare. Leggiti il libro di Baudrillard. Vale per tutte le guerre. Per questa guerra, per tutte le guerre, in nome della pace. Amen. Perché ricorda, il mondo esiste soltanto grazie a te, a me, a noi non esperti. Perché noi ci occupiamo di far funzionare le cose. Ha più futuro sapersi allacciare le scarpe che raccontare che un missile ha distrutto e creato paura. Con la paura non fai niente. Se ci sarà un futuro, sarà perché ci sono persone che sanno fare. Allacciarsi le scarpe, imbiancare una parete, usare un microscopio elettronico. Tutte le attività vere sono quelle che funzionano, che producono risultati. Tutto ciò che non produce un risultato vitale non è vero, non serve. Non ti spaventare. Adesso, oggi c'è la notizia di questa guerra e tu, quando senti questa notizia, pensa a Jean Baudrillard, magari leggiti il libro, eh? Finché puoi, eh? E quando sentirai della prossima guerra che non hai scelto tu perché tu, come me, non sei un esperto, non capisci nulla di strategia, non capisci nulla di politica, d'accordo? Quando verranno in casa tua con i notiziari? Breaking news, la notizia che rompe quello che stavi facendo perché si impone, e la notizia è guerra? Pensa Jean Baudrillard, nota che lo vengono a dire a te. Ma come? Tu sei un cretino, secondo loro, che quando vai a votare metti una X. Perché non capisci niente di strategia, non capisci niente di politica, sei un cretino. Ma quando c'è una guerra che fa paura, devi subito venire informato. Ma come? I capi, gli esperti, vengono informati, perché loro non sono cretini. Il cretino sei tu. E perché lo dicono a te? Perché lo dicono a me? Perché vengono da noi, noi che siamo quelli della X, che non sappiamo esprimere una strategia, una politica, quando veniamo consultati nelle elezioni, a livello nazionale, a livello continentale, possiamo soltanto mettere una X da analfabeta.
a noi, vengono a dire immediatamente che cosa sta succedendo nello scenario mondiale a livello di guerra, non a livello di scoperta scientifica. Non c'è la breaking news sulla scoperta scientifica. Non c'è la breaking news sull'opera d'arte. E no, perché tu non capisci niente di opere d'arte. Tu sei uno da crocetta. Non si può parlare di scoperte scientifiche con te perché tu sei ignorante. Ma quando c'è la guerra che fa paura, allora tu devi essere informato immediatamente in tempo reale. Perché? Perché c'è la pornografia della violenza, la pornografia del terrorismo. Non sono mie frasi, sono molto belle, sono di Jean Baudrillard. La pornografia del terrorismo, la pornografia della violenza. Non è la violenza così fatta che uno si arrabbia e diventa violento, no! È ostentata, è esagerata, fatta da super esperti violenti. E tu devi vedere questo film pornografico violento, ma perché devi? Ho capito che vengono in casa tua, e ti dicono devi sapere immediatamente questa pessima notizia, c'è la guerra. Quale? La guerra. Ma quale? Una! Cosa ti interessa? Ignorante! Allora ti spaventi un attimo, sei un attimo spaventato e dici, oh mamma mia, li vedi con la giacca e la cravatta. Hanno la giacca e la cravatta e allora vuol dire che sono esperti. Finché tu non smonti questo gioco, ti spaventi. Se ti spaventi, sai qual è il problema? Il problema è che non fai più le cose che funzionano. Non ti allacci le scarpe, non dipingi la staccionata, non usi il microscopio elettronico perché sei preoccupato, perché ti hanno detto. E io ti sto dicendo, per questa guerra, per tutte le guerre, rimani in nome della pace. Amen. E occupati delle cose che funzionano. Te lo dico perché sarebbe un peccato che questo pianeta venisse compromesso perché alcuni esperti hanno deciso di fare la guerra per motivi che sanno loro che non spiegano perché. Ovviamente io sono ignorante e non me lo dicono, va bene. Però mi danno l'impressione, con le foto, ci sono i reporter, mi danno l'impressione che ci sia questa guerra, la prossima guerra, e vogliono diffondere un clima di paura, così. Se sono impaurito non mi allaccio le scarpe. Così, se sono impaurito, non faccio funzionare le cose. E siccome io scelgo di far funzionare le cose, e siccome tu ami che le cose funzionino bene, tu vuoi questo, ti dico, rimaniamo concentrati sulla pace, su amore, verità, bellezza, responsabilità, etica, gioia. Rimani tranquillo. Occupati delle cose. E quando senti la notizia clamorosa, domandati, perché la dicono a me? Io non sono per loro l'imbecille che può soltanto mettere la croce. Quando c'erano le elezioni volevo dire qualche cosa, scrivere la mia risposta, come si fa nei sondaggi. Nei sondaggi posso dire di più che durante le elezioni. Quando mi fanno un'intervista per un sondaggio posso esprimermi. Ma per le cose che contano, le elezioni politiche, politica, strategia, io sono un cretino che può soltanto mettere la crocetta. E anche tu sei considerato cretino allo stesso modo. Perché? Metti distacco tra te e la notizia drammatica. Ricorda Jean Baudrillard. Leggi Jean Baudrillard. Se hai bisogno di autorevolezza, ti prendi questo filosofo, Jean Baudrillard. Per cui gli esperti quando ti diranno che queste cose non sono vere, ma tu falli dialogare con Jean Baudrillard
Quindi loro vogliono beccare con la paura e tu gli metti Jean Baudrillard di fronte, quindi questi vanno a beccarsi il libro. Tolti gli esperti, giacca e cravatta, esperti, tolta l'informazione, io ti dico non ti spaventare. Anche se in programma c'è questa guerra, la prossima guerra, non ti spaventare. Rimani concentrato su amore, verità, bellezza. Amore è la volontà di esserci, essere presenti per fare le cose. Verità è ciò che funziona. Se funziona è vero, se non funziona non è vero. Bellezza è ciò che ispira. Responsabilità, etica, gioia. Responsabilità significa tocca a me fare questo. Non posso permettere che tutto vada allo sfascio. Etica significa scegliere la vita, sostenere ciò che mantiene in vita. Gioia significa procedere con la gioia di vivere, con la serenità. Amore, verità, bellezza, responsabilità, etica, gioia. Tutto questo crea pace. Questo funziona. Questo tu puoi farlo. Questo io posso farlo. E allora è un discorso tra me e te. Non ti spaventare, questo è il messaggio. Adesso ci raccontano la guerra, ma noi siamo gli imbecilli. Ricorda, quando potevamo dire la nostra? Quando potevamo scrivere sulla scheda elettorale? No, ci hanno detto, non si può scrivere sulla scheda elettorale. Se no ti annullo il voto. Ma io vorrei dire, no, non puoi dirlo perché tu sei un imbecille. Tu sulla scheda elettorale metti soltanto la croce. Ecco, ricorda che quelli che ti hanno detto che sei un imbecille sono gli stessi che adesso vengono in casa tua e ti dicono che c'è la guerra per spaventarti. Non ti spaventare, tutto qua. Tu puoi andare a casa loro. No, ci sono, c'è servizio d'ordine, mica puoi entrare se tu entri. Chi sei? Sei un imbecille. Tu sei quello della croce. Quindi tu non puoi andare a casa loro, no? Puoi scrivere? No, non puoi scrivere. Ma il primo a essere informato della guerra sei tu. Pensaci. Come mai soltanto della guerra? Perché questa è la notizia, non l'arte, non la ricerca scientifica. Risposte? Jean Baudrillard. Quindi se hai voglia di sprecare tempo con delle risposte da trovare, Jean Baudrillard ti dà già delle indicazioni che tu sviluppi. Se vuoi andare subito al punto, procedi con amore, verità e bellezza, responsabilità, etica e gioia e non ti spaventare. Questo è il messaggio. Quindi in mezzo a tutte le notizie il messaggio è non ti spaventare. Trasmetti serenità nel tuo ambiente e procedi, fai funzionare le cose. Per questa guerra, per tutte le guerre, in nome della pace, amen. Di tu l'ultima parola. Amen. Pace. Basta. Basta sciocchezze, basta esperti, basta. Via, via, cancella tutto. Ma questi esperti vengono in casa tua e ti picchiano. Sì, ho capito. C'è la pornografia della violenza, la pornografia del terrorismo, questa violenza ostentata, raccontata mille volte con queste scene drammatiche, pornografiche. Va bene, se insistono tanto è perché sei pericoloso. Se tu non fossi pericoloso, se tu fossi veramente l'imbecille, perché ci sarebbe questa manovra che ti vuole schiacciare? Ma non ti spaventare. Siamo tutti in evoluzione, stiamo imparando. Liberiamoci dal male. In nome della pace, in nome di amore, verità, bellezza, responsabilità, etica, gioia. Tu puoi farcela e allora fallo.